Ok, buongiorno a tutti, penso che ci siamo ormai, siamo alla seconda puntata di questi webinar del gruppo di studio della risonanza magnetica della SICK. Vi ricordo che riprenderanno verosimilmente dai primi di settembre gli altri. Vi ricordo anche le scadenze dei fine luglio per l'invio degli APSAR della SICK. Quindi ho il piacere di presentare la professoressa Chiara Bucciarelli-Ducci, che introduce appunto questo nuovo webinar sulle sindromi croniche. Andrea, grazie, buon pomeriggio a tutti gli amici e colleghi. Innanzitutto, congratulazioni alla SICK, congratulazioni al Working Group della Risonanza e Andrea Barison come chairman del gruppo per queste iniziative molto importanti. E quindi la SICK di nuovo si contraddistingue per l'interesse all'educazione dei colleghi, non soltanto noi come comunità, però anche la comunità estesa cardiologica e radiologica in Italia. Questo webinar stasera è particolarmente interessante sia per il topic, sì, il topic e per gli speakers, la dottoressa Anna Baritussio di Padova e la dottoressa Luisa Cacciavillani del Dipartimento Cardio-Toracico Vascolare di Sanità Pubblica dell'Università di Padova e la relazione dal titolo Sindrome coronarica acute, infarti e complicanze che la dottoressa Baritussio ci illustrerà e poi ci sarà una viva discussione con la dottoressa Cacciavillani che è responsabile della terapia intensiva. Come sapete, dell'Università dell'Ospedale Universitario di Padova, e poi le domande mettetele nella chat e io le filtrerò e le porrò ad Anna e a Luisa e farò del mio meglio per cercare di porle tutte, quindi in modo rapido ed efficiente. Anna, a te la scena. Grazie Chiara dell'introduzione, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anch'io il professor Indolfi e Andrea Barison per aver organizzato questo webinar e avermi invitato a partecipare. Partiamo subito, pertanto condivido un attimo lo schermo. Riuscite a vedere le diapositive? Perfetto, benissimo. Quindi queste sono le nostre disclosure. Quello che vedremo in questa oretta di webinar è il ruolo della risonanza nella valutazione dei pazienti con sindromi coronariche acute. Diciamo che negli ultimi anni, nelle linee guida, c'è uno spazio sempre maggiore per la risonanza magnetica cardiovascolare e anche le ultime linee guida delle sindromi coronariche acute, quindi emistemi, STEMI e la quarta definizione universale di infarto miocardico, trovano un ruolo per la risonanza magnetica e noi vedremo qual è questo ruolo. Sicuramente una cosa importante, che è sicuramente scontata, ma vale la pena sottolinearla, è che le linee guida dello STEMI, nella tabella dedicata alle una summary delle indicazioni per l'imaging nei pazienti con STEMI, ci fanno subito capire che alla presentazione la risonanza non ha nessun ruolo. E questo per dire che non possiamo pensare di offrire a un paziente la risonanza a scopo diagnostico all'ingresso per una sindrome coronarica acuta. Però le linee guida ci dicono che in realtà la risonanza trova un suo spazio durante il ricovero del paziente e alla dimissione per quel che riguarda la valutazione della funzione di pompa biventricolare, nella fattispecie quella del ventricolo sinistro, per cui sappiamo che la funzione, la frazione di iniezione ventricolare sinistra è un predittore estremamente importante. Ovviamente le linee guida non ci dicono che bisogna fare la risonanza a tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta per avere la valutazione della funzione di pompa, però ci dicono in quei pazienti in cui la finestra è subottimale, bisogna o si potrebbe, si dovrebbe pensare alla risonanza, in quanto sappiamo è il gold standard per la valutazione di volumi e funzioni biventricolari, in quanto va oltre la limitazione dell'assunzione geometrica, che è propria invece delle tecniche, ad esempio, ecocardiografiche. Sicuramente la risonanza in tutte e tre le linee guida che vi ho fatto vedere ha un ruolo diagnostico importante in termini soprattutto di diagnostica differenziale, in particolare con quel grande capitolo che cade sotto il nome di MINOCA, che sono gli infarti miocardici coronari indenti. Ci sarà il prossimo webinar in settembre che sarà interamente dedicato a questa categoria di pazienti affetti da MINOCA, per cui non mi soffermerò su questo.
In realtà penso che però il ruolo chiave della risonanza nelle sindrome coronariche acute, come in tutte le patologie cardiovascolari, ricada in realtà nella possibilità di caratterizzazione tissutale, perché è ormai emerso che a livello tissutale il paziente che va incontro a sindrome coronariche acute presenta un quadro estremamente dinamico che vede l'alternarsi di diversi fenomeni, tra cui l'edema citogenico, vasogenico, e col protrarsi dell'ischemia si ha poi l'evoluzione in necrosi con poi la sostituzione in tessuto collagenico, e sono entrambi i fenomeni, sia l'edema che la fibrosi, che possiamo indagare benissimo con la risonanza con delle sequenze dedicate. Ovviamente nelle sindromi coronariche acute c'è un ruolo della risonanza anche nella valutazione dell'ischemia inducibile con le sequenze di perfusione che avete già sentito estesamente nel precedente webinar. Entrando quindi nel vivo, quando noi abbiamo un'occlusione coronarica acuta, l'edema è veramente molto precoce a livello tissutale, si stima che sia presente già da 30 minuti dopo l'esordio dei sintomi. E l'edema noi possiamo valutarlo con la risonanza utilizzando moltissime sequenze. Vi riporto qui alcuni esempi. Abbiamo le sequenze T2 pesate, le sequenze T2 mapping, che sono delle mappe parametriche che ci permettono con una scala colorimetrica di identificare il miocardio normale, ad esempio in rosso qui la parete anterolaterale inferiore e più aranciato il tessuto edematoso. Abbiamo altre sequenze, questa Q2E, che sono delle bright blood turbo session, sono delle sequenze particolari che anch'esse sono utilizzate per valutare l'edema, e anche le sequenze precoci post contrasto. Di tutta questa vasta gamma di sequenze per valutare l'edema, quelle più utilizzate clinicamente nella pratica quotidiana sono le sequenze T2 pesate. Sembra scontato, ma è fondamentale avere chiaro in testa qual è il protocollo cui si vuole sottoporre il paziente, perché nel contesto delle sequenze per l'edema, se noi siamo incuriositi a sapere se l'edema c'è, dobbiamo saperlo a priori, perché sono sequenze che vanno fatte assolutamente prima della somministrazione del contrasto. Quindi un messaggio che vorrei far passare, che prescinde da quella che sia poi la patologia cardiovascolare che vogliamo analizzare, è che ogni paziente che viene inviato a una risonanza, essendo peraltro un esame di terzo livello, deve essere un esame con un quesito clinico chiaro, essere chiaro anche al medico, radiologo, cardiologo che sia, che riceve la richiesta dell'esame stesso, d'accordo? Proprio per poter avere un protocollo adeguato e non rischiare di perdere delle sequenze importanti. Le sequenze T2 pesate sono delle sequenze a sangue nero, dove quello che noi vediamo è l'edema miocardico o pericardico. Come appare l'edema nelle sequenze T2 pesate? Vedete che in queste sequenze dove la cavità ematica è nera, l'edema appare come un segnale iperintenso, pertanto bianco. Il vantaggio che ci offre la risonanza è che ci permette in modo abbastanza semplice di distinguere il meccanismo eziogenetico che c'è alla base del processo che stiamo guardando, riducendolo a due grandissime categorie: da un lato i pattern tipo ischemico e dall'altro le patologie di tipo non ischemico. Come le distinguiamo? Sulla sinistra vedete un esempio di un pattern ischemico che ha due caratteristiche principali. Innanzitutto segue il territorio di distribuzione delle coronarie, ma soprattutto segue il fronte d'onda ischemico, pertanto inizia dal subendocardio e poi si può estendere a spessore variabile nel miocardio, divenendo anche trasmurale, come in questo caso che mostra un edema della parete anteriore e del setto anteriore nelle porzioni medio-apicali. Viceversa, a destra avete un esempio che già così a colpo d'occhio è molto diverso, di un paziente, in questo caso con miocardite, che presenta un edema con pattern di tipo non ischemico, che tipicamente non segue il territorio di distribuzione delle coronarie e ha una distribuzione che generalmente è subepicardica o intramurale, ma attenzione che anche miocardite, ad esempio molto floride, possono avere un'estensione dell'edema transmurale. Quindi dobbiamo sempre mettere insieme tutti gli elementi che noi abbiamo, anche i dati clinici. Come possiamo valutare la presenza dell'edema quando noi facciamo le sequenze T2 pesate? Innanzitutto una valutazione visiva, e credo che anche questo sia un punto di forza della risonanza. Non abbiamo bisogno di fare tante misure per vedere se l'edema c'è o no. Quello che dobbiamo fare è andare a ricercare, come dicevamo prima, un'elevata intensità di segnale, quindi un segnale bianco del miocardio in sequenze che hanno il sangue nero. Di nuovo, se siamo nel contesto di sindrome coronariche acute, avremo una distribuzione coronarica dell'edema secondo il territorio di distribuzione dei vasi epicardici,
e soprattutto dobbiamo sempre controllare che il segnale che noi vediamo aumentato in un asse, ad esempio nell'asse lungo, sia confermato anche nel piano ortogonale. Quindi qualunque cosa noi vediamo in un'immagine, dobbiamo confermarla in un piano ortogonale. Il bello della risonanza è che è una tecnica multiplanare, quindi questa multiplanarietà la dobbiamo sfruttare. Ci sono però dei potenziali limiti o degli errori in cui possiamo incorrere e sono sia in termini di di valori di intensità di segnale falsamente bassi nelle sequenze T2 pesate o dei valori che presentano intensità di segnale falsamente elevati. In che senso? Ad esempio pazienti che hanno aritmie o in cui vediamo il cuore in movimento, ricordatevi sempre che noi facciamo delle immagini ferme del cuore che è in perenne movimento, quindi il movimento del cuore attraverso i piani di immagine e le aritmie possono dare dei segnali falsamente bassi, quindi ci possono portare a vedere il miocardio più scuro di quello che realmente è. Il rischio ancora più alto, secondo me, di commettere un errore è per quegli artefatti ad elevata intensità di segnale. Nello specifico, questo artefatto che si chiama slow flow artifact e che è caratterizzato generalmente da una stria subendocardica di aumentata intensità di segnale che potrebbe sembrare edema subendocardico, per di più in un paziente in cui pensiamo ci sia una genesi ischemica dell'edema. Come facciamo a renderci conto che questo è un artefatto? Questo artefatto è dovuto al fatto che queste sequenze T2 pesate, dove il sangue è nero perché è saturato, il sangue che scorre a ridosso dell'endocardio ha un movimento più lento, per cui le sequenze T2 non riescono a saturarlo in modo adeguato. E quindi resta questa intensità di segnale che rappresenta nient'altro che sangue che scorre lungo l'endocardio. Noi come facciamo a essere sicuri che non sia edema subendocardico? Usando un concetto banalissimo, ovvero che il miocardio non può né aumentare né diminuire di spessore durante la risonanza, pertanto se noi prendiamo, come in questo caso, lo spessore della parete nella due camere cine che abbiamo già acquisito e facciamo il confronto con lo spessore della fetta nello stesso punto, dovremo trovare il miocardio dello stesso spessore. Se nelle sequenze T2 è più spesso che non nelle cine, evidentemente è edema che sta al di fuori della parete all'interno della cavità. Se vogliamo spingerci un po' di più, possiamo utilizzare un'analisi semi-quantitativa, forse più frequentemente utilizzata nei pazienti con patologie di tipo non ischemico, però volevo mostrarvi le varie possibilità. E quello che noi facciamo è andare a valutare il rapporto dell'intensità del segnale del muscolo che diciamo affetto da edema rispetto all'intensità del segnale del muscolo scheletrico. E si ritiene dai consensus che se il rapporto di intensità di segnale tra il miocardio e il muscolo scheletrico è superiore o uguale a 2, possiamo ritenere che quel segmento che noi abbiamo analizzato di miocardio sia un segmento edematoso. Possiamo spingerci oltre in una valutazione che probabilmente è da riservare principalmente alla ricerca, non tanto alla pratica clinica, e possiamo quantificare l'edema. Con quantificazione intendo proprio fornire i grammi di edema rispetto alla massa del ventricolo sinistro, il volume espresso in millilitri. E vedete che ci sono 7 tecniche diverse, rappresentate qui, dalla traccia manuale valutazioni che prendono una regione di interesse nel miocardio remoto che si ritiene sano e si va a identificare come edematoso tutto quel segnale che sta al di sopra di 2, 3, 5 deviazioni standard rispetto all'intensità di segnale del miocardio remoto, così come possiamo avere altre tecniche, moltissime, con vantaggi e svantaggi ciascuna, prediletti in alcune patologie piuttosto che in altre, però diciamo non di applicazione, ma giusto sapere che ci sono. Perché dovremmo fare noi l'edema in un paziente che sappiamo già avere edema? Lo sappiamo per certo perché se ha uno stemi, un enestemico, movimento enzimatico della troponina e ha appena avuto il dolore, è verosimile già fisiopatologicamente che l'edema ci sia, per cui perché dobbiamo perdere tempo a fare delle sequenze in più? Vi porto due esempi. Sulla sinistra c'è uno studio su un centinaio di pazienti con enestemi che hanno fatto la risonanza prima di fare la coronarografia. Ovviamente la coronarografia è poi stata fatta senza guardare i risultati della risonanza, i dati sono stati comparati al termine e quello che si è visto è che in realtà andando poi a fare l'angiografia,
10% dei pazienti che aveva una cavità ostruttiva alla coro aveva presenza di edema, verso solo un 26% di cavità ostruttiva di pazienti che non avevano evidenza di edema alla risonanza. Non solo, ma sono andati a vedere i colleghi se l'edema ha un ruolo prognostico nei pazienti con enestemi, e quello che hanno visto è che, correggendo per altri fattori, tra cui anche il valore di troponina, i pazienti con edema alla risonanza avevano un outcome più sfavorevole. Un'altra applicazione utile dell'edema è in quei pazienti in cui noi sappiamo che c'è una coronaropatia, ma non riusciamo a identificare il vaso calpric dell'evento che ha portato il paziente al ricovero. E in questo caso andare a fare le sequenze T2 pesate ci permetterà di identificare l'edema nel territorio di distribuzione della lesione calpric, come in questo caso dove vedete che c'è un franco edema, perché vedete questo segnale molto bianco, nella parete inferolaterale al passaggio basale medio. Diciamo che forse il punto però veramente di forza della risonanza è la possibilità proprio della caratterizzazione tissutale post-contrastografica. Il metodo di contrasto che noi utilizziamo è il gadolinio, che viene somministrato per via intravenosa, ma ricordato che ha una distribuzione extracellulare, per cui non può attraversare membrane di cellule intatte. Questo vuol dire che, se è ovvio e scontato che noi troveremo deposito di gadolinio dove il miocardio è stato sostituito da cicatrice collagenica, può non essere così immediato pensare che è possibile vedere gadolinio anche nell'infarto miocardico acuto, semplicemente perché si rompe la membrana dei cardiomiociti e aumenta in questo modo il terzo spazio, che è esattamente dove il gadolinio va a depositarsi e a accumularsi. La risonanza ha dimostrato una grandissima accuratezza non solo nella diagnostica, cioè di saper dire c'è o non c'è fibrosi, ma proprio nella dimensione, nella quantificazione della cicatrice. Vedete che rispetto all'aspect, che nemmeno nota infarti così piccoli, la risonanza nelle sequenze post-contrastografiche fornisce un'immagine che è impressionante da quanto è sovrapponibile all'immagine istologica. Le sequenze post-contrastografiche sono sequenze a sangue bianco, quindi per fare un riassunto, le sequenze T2 pesate standard hanno il sangue nero, quelle post-contrastografiche il sangue bianco, e noi dobbiamo impostare i nostri parametri della macchina in modo tale che il miocardio normale sia nero, come vedete qui, e tutto quello che è patologico sia bianco, bright is bad. E per farlo noi dobbiamo determinare un tempo di inversione che ci permetta di annullare il miocardio. Così facendo abbiamo la fortuna di poter valutare come si distribuisce il gadolinio all'interno del miocardio. Perché aspettiamo questi 10-15 minuti? Perché è il tempo che serve al contrasto per passare dalla cavità attraverso le coronarie per fondere il miocardio, fare il washout del miocardio normale e depositarsi solo nel terzo spazio aumentato. Di nuovo la risonanza ci aiuta moltissimo nel capire la genesi del danno sottostante, perché il danno di tipo ischemico e non ischemico sono veramente molto diversi. Da un lato il pattern ischemico di nuovo segue il territorio di distribuzione delle coronarie e segue il fronte d'onda ischemico, quindi coinvolge prima il subendocardio, dopodiché si può estendere anche a tutto spessore divenendo transmurale. Viceversa, il pattern non ischemico non solo non segue il territorio di distribuzione delle coronarie, ma vedete che può avere un pattern di distribuzione molto diverso, subepicardico, intramurale o anche circonferenziale subendocardico, come in alcuni casi di amiloidosi. Vi faccio vedere quindi due esempi. Sono tutte sequenze post-contrastografiche, vedete che la cavità è bianca, il miocardio è nero. Abbiamo i tre assi lunghi nel pannello superiore, dove vediamo che a livello medio della parete inferolaterale c'è un'area di elevato segnale bianco, d'accordo? Quest'area sembrerebbe già transmurale, però possiamo essere sempre in dubbio se sia ischemico o non ischemico, quindi vediamo l'asse corto in corrispondenza a livello medio e vediamo che abbiamo un danno che parte dal subendocardio e diventa focalmente transmurale, quindi un quadro di un infarto miocardico ad estensione focalmente transmurale. Viceversa, è molto diverso questo caso di un paziente con una miocardite, dove vedete che nella parete anterolaterale basale media e nella parete inferolaterale basale abbiamo questa stria subepicardico intramurale che vediamo confermata anche nelle proiezioni ortogonali in asse corto. Questo solo per farvi vedere il confronto tra i due pattern, quindi come possiamo valutare noi la presenza dell'late enhancement.
Di nuovo, valutazione visiva. Cerchiamo di nuovo un'elevata intensità di segnale, quindi vedete che i concetti non sono diversi. Chiaramente in un pattern tipo ischemico il segnale seguirà il territorio di distribuzione delle coronarie e anche in questo caso va sempre confermato in due assi ortogonali. Questo per evitare di interpretare per late enhancement quello che di fatto è un artefatto, perché anche le sequenze post-contrasto grafiche sono soggette ad artefatti, specialmente in pazienti che hanno uno scarso gating dell'ECG o che non trattengono bene il respiro, o ancora in quei pazienti in cui abbiamo altri elementi che abbiano dei T1 molto lunghi, ad esempio il versamento pleurico o il versamento pericardico. Molto importante il concetto impostare il giusto tempo di inversione, soprattutto nella pratica clinica dove principalmente il late enhancement lo valutiamo visivamente. Vedete sulla sinistra un esempio di un paziente con un tempo di inversione troppo corto, vedete che il miocardio è tutto uniformemente grigio, viceversa, a destra lo vediamo bello nero. Qual è il rischio, a parte di dire non capisco niente? Il rischio è che poi la cicatrice vera, se noi impostiamo un tempo di inversione troppo corto, rischiamo addirittura di sottostimarlo, per cui al di là di dire sono immagini bruttissime qualitativamente, rischiamo anche di sottostimare il danno di cui il paziente è affetto. Anche con il late enhancement possiamo fare un'analisi quantitativa con gli stessi 7 metodi che abbiamo visto per le sequenze T2 pesate. Ovviamente questo è più riservato, a mio avviso, all'attività di ricerca, però ci permette, se ne fossimo interessati, di quantificare i grammi o gli ml di late enhancement del paziente rispetto alla massa ventricolare sinistra. Bene, abbiamo visto le sequenze T2 pesate, post-contrasto grafiche. Che cosa altro possiamo trarre di informazione dalla risonanza? Perché sinceramente pensare che sia la risonanza a dirci che il paziente ha avuto un infarto miocardico acuto, se fosse così vorrebbe dire che abbiamo commesso degli errori nella nostra strategia diagnostica. Però la risonanza ci fornisce dei dati, a mio avviso, su altri parametri che sono sempre espressione di un danno fisiopatologico, che hanno dimostrato negli ultimi anni di avere un peso prognostico molto importante. Avrete sentito parlare mille e mille volte dell'area a rischio, che è sostanzialmente tutta quell'area a valle del territorio della coronaria occlusa che, se non, il vaso non viene riaperta, va incontro a necrosi. L'area a rischio la possiamo vedere con estrema facilità in risonanza nelle sequenze T2 pesate e rappresenta, diciamo, tutta l'area edematosa. E vedete in questo paziente, si vede proprio, adesso ho un po' accentuato il contrasto per rendere più l'idea, però vedete che è come se fosse tagliato col coltello e abbiamo solo in sostanza la parete inferiore che è normale e tutto il setto anteriore, la parete anteriore anterolaterale sono intensamente edematose. A cosa ci serve sapere l'area a rischio? A calcolare quello che è il miocardio che abbiamo salvato con la rivascolarizzazione. E lo facciamo semplicemente, poi torno su questo concetto, lo facciamo semplicemente facendo la differenza tra quella che è l'area edematosa e quella che è l'area infartuale. Quindi quello che resta di differenza tra tutta l'area a rischio e quello che è il danno infartuale è il miocardio che abbiamo salvato. Caso specifico di questo paziente, purtroppo abbiamo salvato ben poco, perché vedete che di miocardio risparmiato ce n'è proprio giusta qualche traccia. Tenete presente che l'area a rischio è stata validata istopatologicamente con la tecnica delle microsfere nei modelli animali, quindi è stata chiusa la coronaria, notate le microsfere, chiusa la coronaria, poi la validazione istologica ha dimostrato un'accuratezza diagnostica della risonanza veramente molto elevata. Il vantaggio che noi abbiamo a fare la risonanza è che possiamo calcolare l'area a rischio, il miocardio salvato, retrospettivamente, anche giorni dopo l'infarto, perché nessuno si sognerebbe di fare la risonanza prima della rivascolarizzazione per poter poi misurare il miocardio salvato. Concetto che viene da sé è che ovviamente più tempo passa in attesa della rivascolarizzazione, della riapertura del vaso, più avremo un aumento chiaramente dell'area a rischio, ma consensualmente un aumento dell'area infartuale, quindi una riduzione di quello che è il miocardio salvato. La possibilità, ecco, anche di quantificare l'infarto miocardico con quelle tecniche che vi ho fatto vedere ci permette di avere delle informazioni prognostiche importanti nei nostri pazienti, perché quello che si è visto è che avere un impact size superiore al 21-25% a seconda degli studi separa le curve di sopravvivenza
in modo molto importante, quindi i pazienti con infer size superiori hanno un outcome nettamente sfavorevole. Ma al di là della dimensione dell'infarto in quanto sé, ci sono altri parametri molto importanti dal punto di vista prognostico e che la risonanza ci permette di valutare in modo, mi sento di dire, abbastanza senza paragoni di pari livello, ecco. E l'esempio, ad esempio, il danno microvascolare, per il quale la risonanza è lo stato dell'arte sia per la diagnosi, quindi per riconoscere se c'è o meno danno microvascolare, e anche per la quantificazione del danno microvascolare. Questo perché quasi tutti i software consentono di quantificare proprio in grammi percentuale anche la quantità, ecco, del danno microvascolare. Il danno microvascolare rappresenta nient'altro che una perfusione inadeguata dopo una riapertura efficace del vaso colpevole dell'infarto. E vedete, la riconosciamo perché è un'area estremamente nera nel contesto di un'area infartuale. Qualcuno potrebbe dire: io come faccio a essere sicuro che questo non sia miocardio risparmiato? Allora, due sono le cose. Innanzitutto, ecco, l'intensità del segnale del miocardio normale e del danno microvascolare è molto diversa, perché il danno microvascolare è un tessuto che non è più miocardio, è un tessuto di scorie, se vogliamo, per intenderci, ma soprattutto è difficile che un infarto transmurale come questo risparmi fatalità solo subendocardio. Per cui quando noi vediamo queste estese aree nere nel contesto di una area di late announcement transmurale, possiamo concludere due cose: l'infarto piuttosto esteso, lo concludiamo per due motivi: uno, per la transmuralità, per l'estensione del late announcement, e due, perché la presenza stessa del danno microvascolare implica quasi sempre che il danno sia di per sé transmurale. Il danno microvascolare istologicamente o comunque clinicamente ha un picco a 4-12 ore, rimane stabile i primi due giorni e inizia a ridursi di dimensioni 10 giorni circa dopo l'infarto, ma può essere visto anche molto più a lungo. Questo ci permette forse di concludere che se noi abbiamo il sentore che il paziente abbia avuto un danno molto esteso, forse il timing della risonanza in questo caso per vedere la presenza di danno microvascolare è abbastanza importante, ma magari ne discuteremo più tardi insieme. Il danno microvascolare però è diventato molto importante dal punto di vista prognostico, perché quello che è emerso è che pazienti che hanno danno microvascolare hanno più eventi avversi cardiovascolari e un outcome nettamente sfavorevole, ma la cosa più interessante è che questo è vero indipendentemente dalla dimensione dell'infarto, per cui avere un infarto di dimensioni più piccole ma con danno microvascolare presente è peggio che avere un infarct size più grande ma senza MVO. Un altro parametro importante che possiamo valutare solo con la risonanza, e peraltro conseguenze che già nei pazienti acuti facciamo, che sono sempre le solite sequenze di due pesate per l'edema, è la presenza di emorragia intramiocardica. Che cosa sfruttiamo? Sfruttiamo una cosa naturale, che sono le proprietà paramagnetiche dei prodotti di degradazione dell'emoglobina. Per cui all'interno di un'area edematosa, come vedete qui, che c'è questo segnale intenso bianco della parete inferolaterale, noi troveremo un core con intensità di segnale più bassa e rappresenta appunto l'emorragia intramiocardica, che generalmente si ritiene abbia un picco a 3 giorni, di nuovo anche questa tende a ridursi o inizia a ridursi dal 10° giorno. Per cui di nuovo credo che se abbiamo il sospetto che l'entità dell'infarto sia importante e che possa esserci la presenza di danno microvascolare o emorragia intramiocardica, il timing credo che sia importante. Anche l'emorragia intramiocardica ha dimostrato di avere un ruolo importante dal punto di vista prognostico. Vedete che il rate di eventi cumulativi in pazienti che hanno l'emorragia intramiocardica è superiore, e soprattutto viene da sé scontato la combinazione di danno microvascolare e emorragia intramiocardica chiaramente peggiora nettamente la prognosi dei pazienti. Vedendo quindi un caso nello specifico di un paziente con uno STEMI inferolaterale, abbiamo le sequenze CINE che facciamo sempre, quello che chiamiamo che la parete inferiore, inferolaterale, basale e media è cinetica. Se voi fate attenzione, anche l'intensità del segnale sembra diversa in questa regione, quasi a sottendere che forse dovremmo aspettarci di vedere qualcosa di alterato a livello dell'analisi della caratterizzazione tissutale. E nelle sequenze T2 pesate abbiamo
cavità nera, d'accordo, quindi questo ci mette tranquilli che sono sequenze tipo pesate, abbiamo i tre assi lunghi, 4, 2 e 3 camere, a livello della 3 camere vediamo che c'è questa zona, la parete inferolaterale media, in cui riconosciamo che c'è un'intensità di segnale più elevata, anche qui sembra quasi che sia tagliata col coltello, molto tipico e suggestivo di un evento di tipo ischemico, e l'estensione sembra transmurale in questo segmento. Non ci accontentiamo mai, abbiamo detto solo di un asse, andiamo a vedere l'asse ortogonale, nell'asse corto, avete già visto questa immagine, vediamo che a livello della parete inferiore, inferolaterale, basale e media, abbiamo non solo queste chiazze di edema focalmente transmurale, ma troviamo anche la presenza dell'emorragia intramiocardica. Facciamo le sequenze post-contrastografiche. Miocardio bello nero, ci accorgiamo già da questi assi lunghi che c'è qualcosa di strano a livello della parete inferolaterale inferiore, vediamo sicuramente aumentata intensità di segnale con delle zone però che hanno dei corpi scuri, per cui abbiamo comunque bisogno di andare a confrontare con le sequenze ortogonali nell'asse corto e vediamo che si conferma la presenza di quest'area di infarto focalmente transmurale della parete inferolaterale basale e media con estensione anche alla parete inferiore. Vedete però che nel contesto di quest'area bianca di late enhancement vediamo del segnale nero. Potrà mai essere muscolo risparmiato? Molto difficile. Infatti questo è un paziente che presenta danno microvascolare, quindi la nostra conclusione è che è un infarto miocardico acuto della parete inferolaterale, cosa che avremmo già saputo con le CG, la clinica, la coronarografia. Il dato però che ci dà è che benché l'infarct size non sia molto esteso, perché se mettiamo tutti insieme saranno due segmenti e mezzo, abbiamo sia emorragia intramiocardica che danno microvascolare, quindi dei dati che ci dicono che comunque il danno è stato piuttosto importante, benché focalmente localizzato. Vi mostro anche quelle che ho chiamato future perspectives, ma che non sono più tanto future perché ormai fanno parte della pratica clinica, e sono queste mappe parametriche che in sostanza ci permettono di riprodurre in una mappa colorata le alterazioni tissutali. E voi vedete, possiamo fare sia delle mappe T2 pesate che T1 pesate, quindi andare a vedere sia l'edema che il terzo spazio in cui si è depositato il gadolinio, per intenderci. E vedete ad esempio che in questo miocardio, che dovrebbe essere rosso, la porzione dell'inferosetto appare già di un colore diverso, più aranciato, ancora più evidente nel T1 mapping, dove prima del contrasto noi abbiamo un miocardio bello verde, tranne in questa porzione dell'inferosetto, che è quella in cui poi appunto c'è la cicatrice. Queste sequenze parametriche hanno due grandi vantaggi. Il principale, forse che non sarà molto applicabile poi nei pazienti con infarto, però il vantaggio di poter trarre delle conclusioni diagnostiche accurate senza dover somministrare il mezzo di contrasto, per cui in tutti i pazienti con insufficienza renale sono sicuramente un'arma in più. Non oltre, cioè oltre a questo, possiamo anche fare delle mappe T2 star pesate, quindi l'equivalente delle sequenze T2 star che usiamo per l'emocromatosi, quindi per vedere l'accumulo di ferro a livello miocardico, ci permettono di ricercare la presenza di quei prodotti di degradazione dell'emoglobina di cui parlavamo prima. Per cui in realtà, al giorno d'oggi, uno scan che però effettivamente dura almeno una quarantina di minuti, applicando le mappe parametriche T2 pesate, la valutazione T1, pre-contrasto, il T2 star map, poi le sequenze contrastografiche e le sequenze post-contrastografiche, veramente possiamo dare al nostro paziente un patentino con nome e cognome e tutte le caratteristiche dell'infarto che ha avuto. Diciamo però che la risonanza ha un ruolo, di nuovo, abbastanza importante nella valutazione delle complicanze dell'infarto miocardico. Ad esempio, in particolare, i pazienti con infarto del ventricolo destro, che sono francamente più difficili da identificare all'eco, salvo che noi si faccia una bella ricostruzione tridimensionale del ventricolo destro, che però magari nel letto della terapia intensiva in un paziente in decubito supino obbligato non è detto che venga qualitativamente buono. Per cui, una volta che il paziente è in grado di trattenere il respiro e di essere trasferito, abbiamo un vantaggio molto importante fornito dalla risonanza in termini di complicanze, che sono molto rare, però potenzialmente piuttosto importanti per l'outcome del paziente. Abbiamo complicanze meccaniche, quali la rottura della parete libera, del setto, l'infarto del muscolo papillare, che di nuovo è difficile
vederlo, si può, forse si può intuire a disagio in un'immagine ecografica dire c'è l'infarto del papillare, ecco, se non forse deviata dall'evidenza di un'insufficienza mitralica che magari prima non era nota. Ci permette poi di valutare la presenza di aneurismi e pseudoaneurismi, come dicevamo, l'infarto del ventricolo destro e i trombi. Faccio vedere alcuni casi. Questo è un paziente con infarto. Devo dire, per essere onesta, che si conosceva già la presenza di questa complicanza, però è molto didattico, per cui ho deciso di farvelo vedere lo stesso. Vedete in questa sequenza di cine in asse corto, quindi dalla base all'apice, che qui a livello quasi apicale del setto inferiore si vede una soluzione di continuità della parete molto suggestiva per un difetto interventricolare post-ischemico, post-infartuale. Vale sempre lo stesso concetto, visto che è una tecnica multiparametrica, questa multiplanarietà la dobbiamo sfruttare, quindi fare sempre l'asse tumorale. Vi riporto questa quattro camere modificata, che è quasi una cinque camere perché vediamo l'aorta, e vedete che questa soluzione di continuità che vedevamo a livello dell'asse corto la rivediamo anche in asse lungo, dove, se fate attenzione qui dove metto la manina, che spero vediate, c'è un'accelerazione del segnale, che è proprio il flusso attraverso il piccolo div. Quindi è un caso di un difetto interventricolare post-infartuale. Facciamo comunque noi tutto il nostro studio, quindi è un infarto acuto, le sequenze per l'edema le facciamo, d'accordo, per i motivi che abbiamo detto prima, e in questi tre assi lunghi quello che vediamo è che c'è un esteso edema praticamente transmurale della parete anteriore, setto in toto, dalla parete dei segmenti medi fino all'apice, quindi un edema piuttosto esteso. Non l'ho accennato, però in realtà noi, quando abbiamo il paziente sul lettino e somministriamo il contrasto, comunque dobbiamo stare 10-15 minuti prima di poter acquisire le sequenze post-contrasto grafiche. Per cui, già che ci siamo, visto che è gratis, possiamo fare le sequenze di perfusione a riposo. Cioè noi diamo il contrasto, però finché diamo il contrasto acquisiamo la perfusione in asse corto. Di solito scegliamo tre fette, in questo caso sono di più perché si voleva studiare bene la porzione apicale, ma in realtà in modo tale da poter indagare le porzioni basali, medie e dell'apice. E quello che vedete è che si apprezza un difetto di perfusione che si riconosce come semplicemente perché è un'area non perfusa, d'accordo? Il miocardio perfuso risulta omogeneamente grigio, le zone con difetto di perfusione sono nere, e vedete che focalmente, specie a livello del setto, il difetto di perfusione è pressoché transmurale, il che non ci sorprende visto che abbiamo anche un difetto interventricolare post-infartuale. Ovviamente facciamo le sequenze post-contrasto grafiche, anche qui rimaniamo forse neanche sorpresi a questo punto dell'entità del danno, non tanto in termini di transmuralità, perché non è la prima volta che vediamo late enhancement transmurale di tre pareti, però più che altro vediamo che il danno microvascolare, che è quest'area nera che vediamo in tutti e tre gli assi lunghi, è veramente molto esteso ed è praticamente a tratti transmurale. Quando ci sono danni microvascolari a tutto spessore, il rischio di rottura è altissimo e non per niente il paziente aveva una rottura del setto. Quello che vediamo poi confermato anche negli assi corti, dove vedete che nel contesto di un danno transmurale, late enhancement transmurale di tutto il setto con un po' di estensione alla parete anteriore, abbiamo un danno microvascolare che è focalmente pressoché transmurale, che forse se uno guarda senza attenzione potrebbe quasi confonderlo per il miocardio normale, tanto è esteso. Un altro esempio dell'utilizzo della risonanza è nella valutazione di un'altra complicanza, che è la presenza di trombi. Vedete in queste sequenze questa stratificazione nera, nerissima a livello dell'apice, che è un trombo. Perché riconosciamo e diciamo questo è un trombo e non abbiamo dubbi? Perché il trombo è una struttura avascolare. In queste sequenze post-contrasto grafiche l'immagine è completamente nera e quindi possiamo concludere con sicurezza che sia un trombo. Voi dite potrebbe essere un danno microvascolare, se fosse altrove dovremmo considerarlo, a livello dell'apice pensare che ci sia un danno microvascolare più spesso dell'apice stesso non ha molto senso, però vedete che invece bisogna fare attenzione perché a livello del setto anteriore il danno microvascolare, cioè come l'intensità di segnale dei due, non è poi così diversa. Qui nell'asse corto si conferma che c'è un danno transmurale del setto e vedete bene la formazione trombotica qui a livello dell'apice.
Un altro esempio, questo è un paziente con una presentazione un po' atipica, onestamente, un dolore toracico, ma prevalentemente interscapolare, tanto che è stata fatta una TAC in urgenza in pronto soccorso che vedeva la presenza di una massa in apice. E quindi è stata fatta giorni dopo la risonanza che ci mostra questo dalle sequenze cine. Vediamo che c'è una massa piuttosto di dimensioni non indifferenti che vediamo in tutte e tre le proiezioni in asse lungo e che riconosciamo anche in asse corto, diciamo dal setto anteriore al passaggio medio-apicale tutto l'apice. A questo punto cosa dobbiamo fare? La nostra solita caratterizzazione tissutale. Facciamo un pacchetto di sequenze. Partiamo dall'edema. L'edema ci dice quello che già la clinica ci aveva detto, la storia del paziente, non c'è nessun evento acuto, perché vedete che il mio cardio è tutto omogeneamente grigio, adesso non ho messo, o forse anche sì, no, non ho messo le sequenze in asse corto, però credetemi, anche in asse corto si conferma questo mio cardio omogeneamente grigio senza evidenza di aumentata intensità di segnali che potessero suggerire la presenza di edema miocardico. Però vediamo che questa massa ha un aspetto un po' strano, ha un core, un centro un po' più ipointenso e una periferia un pochino più iperintensa. Teniamo presente questo dato. Possiamo fare altre caratterizzazioni che di solito non si usano nei pazienti con sindrome coronarica acuta, sono delle sequenze T1 pesate che vengono utilizzate, ecco, quando ci sono delle masse per poter fare una caratterizzazione tissutale più completa, e vedete di nuovo lo stesso comportamento di questa massa con un core centrale un po' più scuro e una periferia un pochino più hyper-enhanced, un pochino più con un'intensità di segnale più elevata, confermato anche in asse corto. A questo punto, visto che tanto dobbiamo aspettare il gadolinio poi tardivamente per poter interpretare le immagini, vediamo come si comporta la perfusione. E vedete che questa massa non viene per niente perfusa, se non poco poco, ma direi principalmente no. E già questo ci fa deporre verso una formazione trombotica, insomma, anche poi coadiuvati dalla storia clinica del paziente. Le sequenze post-contrasto grafiche fanno vedere che in concomitanza di un infarto transmurale del setto apicale abbiamo questa formazione fortemente avascolare nera che possiamo concludere essere un trombo. Come ci spieghiamo però quelle diverse caratteristiche di intensità di segnale nelle varie sequenze, quindi con quel core più scuro e la periferia un po' più con intensità di segnale più elevata, semplicemente dal fatto che di nuovo noi andiamo a valutare il comportamento, le caratteristiche paramagnetiche dei prodotti di degradazione dell'emoglobina e la tempistica della formazione del trombo può portare a intensità di segnale molto diverse. Voi vedete che se un trombo cronico ha un segnale basso nelle sequenze T1 e T2 pesate e non prende gadolinio, se il trombo è recente il segnale può essere elevato sia nelle sequenze T1 che T2, quindi probabilmente questo era un trombo sì cronico ma con anche una posizione trombotica più recente. Abbiamo poi detto appunto l'infarto dei muscoli papillari, in questo caso entrambi in un paziente con un infarto inferolaterale, e l'infarto del ventricolo destro in un paziente con un infarto transmurale del setto inferiore con anche danno microvascolare, sono due complicanze che a mio avviso fatichiamo parecchio a vedere collegate. Sono comunque dei dati importanti, l'infarto del destro anche pronosticamente, insomma, è un dato importante. Verso la fine delle complicanze abbiamo questo caso, che vorrei dire estremo, di un paziente che aveva avuto un infarto anni e anni prima, che fa il suo solito follow-up dopo un periodo di mancato follow-up, e l'eco vede una dilatazione sacciforme, ecco perché è difficile pensare che questo non possa essere visto dall'eco, ed è questa dilatazione per cui facciamo la risonanza per caratterizzare meglio questo che in inglese chiamerebbero LV outpouching, no? Vediamo che a livello della parete inferolaterale basale media c'è questa estroflessione discinetica con tutta questa massa interna che già così possiamo dire verosimile che sia una stratificazione trombotica, però dobbiamo sempre dimostrare quello che pensiamo sia la verità. Nell'asse corto ci rendiamo conto di nuovo che dalla porzione inferolaterale basale fino praticamente quasi all'apice abbiamo questa estroflessione discinetica con tutto questo materiale interno che ha la stessa intensità di segnale del miocardio, che richiede appunto una caratterizzazione tissutale ulteriore.
Abbiamo ovviamente fatto le sequenze T2 pesate, anche se l'infarto risaleva molto prima, infatti abbiamo avuto la conferma che è del miocardio, perché vedete che il miocardio è tutto omogeneamente grigio. Viceversa, vediamo che questa formazione, questa stratificazione all'interno ha un'intensità di segnale un po' disomogenea, ma tendenzialmente una bassa intensità di segnale. Le sequenze post-contrastografiche che cosa ci mostrano? Ci mostrano intanto che questa stratificazione, adesso possiamo dire con abbastanza serenità, è un trombo completamente vascolare, totalmente nero. Vediamo però che all'esterno c'è la parete, quello che resta della parete ventricolare, della inferolaterale, che è caratterizzata da late enhancement transmurale. Lo stesso si conferma negli assi corti, dove vedete che già dalle porzioni apicali fino all'apice, questo, che poi adesso possiamo dire è un vero aneurisma, ha late enhancement transmurale di tutta la porzione aneurismatica. La risonanza quindi ci permette di distinguere due entità importanti nel post-infarto, ecco, l'aneurisma dallo pseudoneurisma, che è di fatto una rottura contenuta. Ci sono diverse caratteristiche, alcune banali, semplici e forse non molto accurate o non specifiche, ecco, per l'una o l'altra forma, che sono la valutazione del collo, che però è un dato molto facile da misurare, che è generalmente largo negli aneurismi e piccolo nello pseudoneurisma. La cinetica regionale: l'aneurisma di solito presenta una discinesia, mentre lo pseudoneurisma ha una cinesia della parete. Ma soprattutto la differenza più importante sta nella valutazione post-contrastografica, dove avremo che la parete dell'aneurisma ha late enhancement, spesso transmurale se non sempre, mentre nel pseudoaneurisma vediamo la conseguenza della reazione pericardica al contenimento della rottura con un pericardio quindi molto veramente pieno di gadolinio, che uno magari, spesso anche io mi faccio specie, ma ci sarà gadolinio su questo pericardio, perché il pericardio è difficile da vedere, però nel caso del pseudoneurisma effettivamente la reazione che ha avuto il pericardio alla rottura lo rende veramente molto, gli dà un'intensità di segnale molto elevata. Vi faccio vedere due esempi. Questo è un paziente con un vero aneurisma, vedete che c'è il collo molto molto largo, la discinesia mostrata nei due frame sistole e diastole, e vedete che abbiamo un danno transmurale, però sembra che il pericardio sia preservato. Viceversa, in questo caso di pseudoneurisma, vedete, intanto il collo è molto molto piccolo, ma al di là di questo, che non prenderei come unico carattere di distinzione tra i due, vedete che c'è sì un danno pressoché transmurale, ma con intensa reazione del pericardio che appare proprio enhanced. Quindi, giungendo alla conclusione, come dobbiamo creare il nostro protocollo quando valutiamo i pazienti con sindrome coronarica acute? Localizer, per forza, questo è l'inizio di tutti i nostri scan, fare le sequenze CINE, in asse lungo, in asse corto, le sequenze T2 pesate nei pazienti che si presentano in acuto, le sequenze post-contrastografiche. Direi che questo è il pacchetto base a cui, secondo caso, possiamo aggiungere le sequenze di perfusione sia basali che, come avete sentito al precedente webinar, sotto sforzo per valutare magari l'ischemia inducibile residua sugli altri territori, e poi, volendo, possiamo aggiungere le sequenze parametriche per la valutazione appunto dell'edema e della fibrosi, non solo focale ma anche quella interstiziale. Quindi, quale ruolo diamo alla risonanza? Per la diagnosi di sindrome coronarica acuta, assolutamente no, ma per la diagnosi delle complicanze di sindrome coronarica acute, certamente sì, e soprattutto nella diagnostica differenziale con gli infarti a coronarie indenni. Ruolo però molto importante, a mio avviso, per la prognosi, non solo nella valutazione dell'estensione dell'infarto, ma soprattutto andando a ricercare quei fenomeni come l'MVO e l'emorragia intramiocardica, che abbiamo visto hanno un potere prognostico che va oltre la dimensione assoluta dell'infarto. Ecco, con questo vi ringrazio e passo la parola, penso, a Chiara. Sì, Anna, bravissima, grazie mille, davvero brava, grazie per la bellissima presentazione, chiarissima, ma anche ricca di bellissime immagini, che è proprio a supporto di tutto quello che dicevi. La presentazione ovviamente denota la tua grande esperienza di risonanza, accumulata non soltanto nei 3 anni insieme a Bristol, da me, ma ovviamente anche a Padova,
dove sei attivamente parte del gruppo di risonanza, quindi complimenti davvero. Allora, vedo che Andrea ha già posto due domande, però prima di tutto chiederei alla dottoressa Villani, che la, Caccia Villani, che è la nostra esperta di risonanza in terapia intensiva, la sua esperienza clinica veramente nella vita quotidiana, senza, diciamo, le cose così da libro, ma nella pratica clinica, veramente a quali pazienti dei vostri in terapia intensiva voi offrite la risonanza? Perché chiaramente non a tutti, quindi a quali esattamente e perché? Sì, allora, guarda, dicevo prima anche con Anna, che anche sentendo quello che diceva lei adesso, la voglia di fare la risonanza viene veramente a tanti, per confermare quello che già sappiamo, per vedere quello che sospettiamo, ma insomma viene veramente a tanti pazienti in terapia intensiva. Però, come dicevi tu, se ci caliamo nella pratica clinica, effettivamente facciamo delle scelte che devono essere quelle dettate dal fatto che pensiamo di fare un esame che ci possa in qualche modo modificare quello che sarebbe il nostro atteggiamento terapeutico o prognostico. Per cui io credo che ci siano almeno un 3-4 tipi di pazienti in cui la risonanza in terapia intensiva va fatta. Il primo è quello che lo accennava la, anzi lo diceva bene l'Anna prima, che sarà oggetto del vostro prossimo incontro, quando abbiamo una diagnosi che non è, sospettiamo che non sia proprio una sindrome ischemica, anche se ha una presentazione simile. Il paziente che entra con dolore, movimento di troponina e un elettrocardiogramma che dice poco, un eco che non dice molto, credo che fare una risonanza ci possa indicare quei pazienti a cui poi fare una coronarografia, e anche quando facciamo una coronarografia anche comunque avere un supporto alla diagnosi, che sia poi la diagnosi finale, quella di miocardite o quella di una sindrome del tappo tubo, la risonanza in questi casi ci aiuta. Lo vediamo proprio nella pratica clinica, ne potrei dire un esempio di questa mattina, dove ha fatto la risonanza una giovane donna che è entrata con questo sospetto diagnostico di miocardite prima di fare la coronarografia, direi al posto ormai della coronarografia, visto che la risonanza ci dava abbastanza fiducia nel dire che quello che lei aveva avuto e riferito con un episodio di dolore con movimento enzimatico fosse poi una miocardite. Poi credo che in base anche a quello che abbiamo visto adesso ci sia un ampio spazio della risonanza nei pazienti che entrano con una sindrome ischemica e che abbiamo intenzione di rivascolarizzare, in cui la rivascolarizzazione, non nel fatto acuto dello STEMI ovviamente, dove come diceva giustamente Anna non ha spazio la risonanza, ma nel paziente che vogliamo rivascolarizzare, in cui pensiamo che la rivascolarizzazione sia percutanea, sia se la facciamo chirurgica, rappresenti un rischio elevato o comunque abbiamo un dubbio elevato che questa sia effettivamente utile, perché il paziente ha magari un'anatomia complessa a livello coronarico e ha una bassa frazione di eiezione. Andare a vedere, e la risonanza qui ci aiuta tanto, quanto c'è di vitalità, non ci dice esattamente quanto il paziente riprenderà, sappiamo che esiste un'ampia area grigia, però ci dà un conforto nel dire sì, vale la pena quel paziente andare a riaprire o bypassare quel vaso, anche se magari questo comporta un certo rischio per il paziente, perché è ragionevole che ne abbiamo un vantaggio di tipo clinico, oppure viceversa no. Quindi questo secondo me è un altro setting proprio giornalmente importante, direi. Poi un'altra cosa secondo me dove anche in terapia intensiva può essere utile la risonanza è il paziente che entra con una sindrome coronarica acuta, magari la prima della sua vita oppure invece è l'ultima di una serie, e ha una frazione di iezione marcatamente depressa. Magari anche durante il corso in UCI ci ha avuto anche degli episodi aritmici, per cui siamo un po' titubanti del farlo uscire senza la protezione di un ICD, però sappiamo che un ICD in fase acuta dovrebbe almeno attendere quei 30 giorni per capire se quanto può riprendere quel miocardio, quanto la sua frazione di iniezione può tornare nella norma. Allora, anche se la risonanza non è così specifica per questi setting di pazienti, io credo che possa aiutarci. Vedere un late enhancement che occupa la maggioranza dello spessore ventricolare e tante porzioni del ventricolo ci fa pensare che forse, anche se attendiamo un mese, poco avremo di risultato in termini di FE. Viceversa, possiamo trovare delle situazioni in cui ci sentiamo un po' più confidenti e fiduciosi che aspettare un mese potrebbe veramente farci uscire quel paziente da quella zona di rischio nella quale in quel momento si trova. Poi, e anche questo è un risultato, è una cosa che vediamo abbastanza spesso, forse ancora più spesso in quest'epoca post-Covid, dove i pazienti arrivano tardi e quindi con le complicanze, è vedere quello che diceva prima Anna, di poter distinguere quello che è uno pseudoneurisma da un aneurisma. Allora, l'eco ci dice molto in questi casi, però non ci dice a sufficienza da poter avere la forza di dire a questo paziente dobbiamo indirizzarlo al chirurgo perché non c'è solo un aneurisma ma c'è uno pseudoneurisma, non c'è più la parete ventricolare
il paziente effettivamente ha una rottura di cuore in qualche modo tamponata dal pericardio, dalla fibrosi, ma non più dal muscolo miocardico. Questo secondo me ci aiuta e l'abbiamo visto per esempio recentemente a dire che un paziente in cui sospettavamo una rottura, la risonanza ci ha detto no, è un brutto aneurisma ma c'è ancora del tessuto miocardico, possiamo confidare che il paziente si possa salvare senza l'intervento del chirurgo. Viceversa, altre volte ci induce a sentire e a portare il paziente in sala di cardiochirurgia. Questi sono i settimi, secondo me, principali. Poi un altro che anche in questo tempo, anche nella nostra pratica clinica usiamo, ce ne sono altri, ma dico adesso io accennerei solo a questi, è la presenza di un trombo. Allora, i pazienti sono quasi sempre in sindrome coronarica acuta doppiamente antiaggregati. Sono spesso anziani. Aggiungere un anticoagulante nel sospetto di una trombosi endocardica solo sospetta all'eco, a volte non è cosa da poco, cioè a volte non ci preoccupa, ma a volte può preoccuparci perché l'anticoagulazione, sappiamo, si porta con sé tante complicanze. Allora essere più certi che quello che vede l'eco, quando l'eco non è così sicuro di ciò che vede e non è così inusuale che questo succeda, è veramente una trombosi che va anticoagulata, secondo me questo ci aiuta a dire va bene, il paziente può anche correre il rischio di una triplice terapia con una doppia antiaggregazione e una anticoagulazione, ma questo ne vale la pena, oppure viceversa, renderci invece, farci capire che quella magari è una stratificazione su cui possiamo anche pensare che non necessita l'anticoagulazione ed essere un po' più confidenti di mettere il paziente senza l'anticoagulazione. Poi è vero che ogni caso fa sé e spesso se ne discute, però direi che queste sono le cose dove in terapia intensiva, forse più che dopo nel decorso post in reparto, la risonanza può essere utile. Luisa, grazie, perché veramente tutti questi commenti interessantissimi che hai fatto denotano la tua grandissima esperienza non solo in terapia intensiva, quindi l'esperienza clinica, ma anche sei l'esempio perfetto appunto del collega con grandissima esperienza clinica che ha capito davvero il ruolo della risonanza, la usa tanto e la usa bene. È interessante tutti questi punti che hai detto. Quando mi sono trovata a essere nelle linee guida STEMI dell'ESC, volevo spingere di più il ruolo della risonanza anche in questi contesti che te hai menzionato. Purtroppo però sono stata pushback, no? Perché dicevano non c'erano studi clinici che supportavano a supporto di questo, per cui io alla fine ero l'unica di imaging, per cui non poteva essere anche un consensus sì, no? Basato sull'opinione, perché era soltanto la mia. Quindi io incoraggio il gruppo, non solo padovano, ma il gruppo italiano che è così tanto attivo nel produrre tutti questi papers su JAK, eccetera, con studi multicentrici, veramente di... come si dice, mettere insieme le forze e fare studi che confortino, proprio esattamente portino supporto a queste cose che dici, perché assolutamente condivido appieno, però mancano i studi, i papers, cioè proprio i manoscritti, che dicono queste cose qua. E quindi penso ci sia bisogno e ci sia un'opportunità stupenda, soprattutto per il gruppo italiano che è così tanto attivo, sia con i casi che con le competenze cliniche e ovviamente di risonanza. Abbiamo 2 minuti e io mi devo proprio anche sconnettere abbastanza sharp, quindi Annina ti faccio le 2 domande qui di Andrea, che sono molto, molto specifiche ma importanti. Allora dice, per early enhancement utile per l'NVO e la trombosi, o la trombosi o entrambi? E che TI preferisci? Come ti regoli? Allora, grazie Andrea per la domanda. Sicuramente sono assolutamente importanti anche le sequenze di early enhancement, che per chi non è familiare sono sequenze post-contrastografiche che però vengono acquisite precocemente 3-5 minuti dopo la somministrazione del contrasto, e sono molto utili per vedere entrambi, sia il trombo che l'MVO. Entrambi appariranno con lo stesso segnale che avete visto nelle sequenze post-contrastografiche tardive, cioè nere, ok? Entrambe nere. Diciamo che per poterle fare in modo diagnostico, essere sicuri di riuscire a esacerbare o accentuare il segnale nero dell'essere vascolare del trombo, noi usiamo tempi di inversione superiori a 500 millisecondi, 500, 600, 700, visto che centri diversi usano tempi di inversione diversi, però in linea di massima superiore a 500, ecco, perché si ritiene che sia un tempo di inversione sufficientemente lungo da poter avere un miocardio che appare praticamente bianco, per chi non l'ha mai visto, comunque grigio, crea un'uniformità e lascia nero solo quello che è contrasto e che è trombosi. Quindi sì, assolutamente sono utili, e di nuovo non portano via tempo, perché tanto che dobbiamo aspettare 10 minuti, 15 minuti per fare le post contrastografiche, nel mezzo possiamo buttare tutto quello che vogliamo, quindi non allunga i tempi.
Esatto, concordo. Senti, un'altra domanda interessante. Prego, qualcuno voleva fare domande? Ah, no, scusa, un altro... Niente, mi sono confusa io. Allora, hai esperienza su il Black Blood LGE, se è utile per l'infarto subendocardico e le utilizzate spesso? Allora, io no, personalmente non ho esperienza, non so se tu Chiara ne hai, vuoi dare un commento. Penso però che possano essere utili, sì, per vedere meglio il subendocardio, onestamente. Io devo dire che personalmente sono piuttosto fissata sul tempo di inversione. Quando facevo io le risonanze a Bristol, ti viene un po' l'istinto di fare copy and paste di tutte le fette in asse corto, così poi stai 5 minuti a pensare alle cose tue, però in realtà penso che stare dietro alle sequenze una dopo l'altra, controllando sempre che il tempo di inversione resti adeguato, sia forse uno degli strumenti più certi per avere delle immagini diagnostiche, non incorrere nel dubbio, sarà late enhancement, sarà l'artefatto, il tempo di inversione sbagliato. Per cui io personalmente non ho esperienza in tal senso, credo però che essere molto attenti al tempo di inversione durante l'esame sia molto importante, non solo per gli ischemici, questo in generale, anche perché poi una volta che ha fatto il washout c'è poco da piangersi addosso, è andata, quindi credo che sia importante, visto che un esame di terzo livello, sfruttare bene il tempo, insomma, dedicarci, sì. Convenzione. Sì, sono d'accordo, e noi anche non la usiamo a Bristol, e anch'io sono dell'idea che usare bene la gradient echo con un buon tempo di inversione sia comunque sufficiente, però ovviamente sempre è meglio cercare anche nuove tecniche ancora più precise. Bene, questo webinar è stato interessantissimo, è registrato e sarà quindi fruibile nel sito della SIC. Ringrazio di nuovo la dottoressa Anna Baritussio per la sua grande esperienza che ha condiviso con noi, e altresì anche la dottoressa Luisa Cacciavillani del gruppo di Padova, e un finale ringraziamento anche a Andrea Barison, il chairman del gruppo di studio, The Working Group, che sappiamo. E il prossimo appuntamento sarà dopo l'estate con il webinar su Minoca. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio complimentarmi con tutti, con Anna, con la professoressa Cacciavillani, con te, e quindi insomma un ottimo iniziativa, e vedo che ci sono stati un sacco di partecipanti anche questa volta, quindi ci sentiamo per settembre, ok? Arrivederci. Ciao, buona estate a tutti, siamo in contatto e bravissime entrambe. Grazie.